Buongiorno a tutti, sono Cornello Igor Bruni, sono qui a rappresentare lo Stato Maggiore Aeronautica. Innanzitutto porto i miei i saluti del generale Colagrande, che è sotto capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, che doveva essere qui presente, ma purtroppo è stato trattenuto all'estero, quindi purtroppo oggi non è qua. Oggi sono qua a presentarvi in qualche modo, in maniera forse un po' veloce, in maniera un po' semplificata, quello che è l'ammodernamento e adeguamento tecnologico della nostra Forza Armata, cercando di darvi un'idea di dove stiamo andando, di quello che stiamo cercando e di dove ci aspettiamo di essere in un futuro che può apparire remoto ma che in realtà non lo è. Come detto, io lavoro al quarto reparto, è il reparto che si occupa fondamentalmente di seguire la vita di tutti i programmi aeronautici. I programmi aeronautici sono di lungo spettro, le macchine durano con una vita media di oltre 40 anni, quindi voi immaginatevi di comprare un'automobile e dover fare in modo di farla funzionare al passo coi tempi, quindi per 40 anni, quindi compriamo una Uno, una Fiat Uno negli anni 70 e oggi deve funzionare come una Tesla. Questo è il compito del quarto reparto, gestendo le obsolescenze e addirittura la dismissione, perché un programma aeronautico è costoso, ma avendo una durata così lunga poi deve includere anche ovviamente la dismissione. Parleremo quindi della complessità del mondo moderno. Adesso, senza voler entrare nel banale, oggi siamo nel mondo dell'informazione. Siamo passati dal mondo della trasformazione dei materiali, migliaia o milioni di anni, a quella della trasformazione dell'energia in centinaia di anni, alla velocità della trasformazione informativa, con una progressione che non è più geometrica ma è esponenziale. Oggi si parla di quinquenni o bienni e dobbiamo assolutamente stare al passo coi tempi. Questo impone anche che tutte le strutture organizzative, comprese quella aeronautica militare, debbano evolvere, trasformarsi in maniera rapida, rimanendo però aderenti alla propria missione. Per fortuna, negli ultimi 99 anni, l'aeronautica militare l'ha fatto. E per dimostrarvelo, permettete la banalizzazione, faremo un breve excursus di quella che è la storia recente. Ho messo, insomma, due tagli. Uno è, diciamo, il periodo del dopoguerra, 44-45, insomma, scritto 45, caduta del muro di Berlino e 11 settembre. Adesso, per brevità, i primi due, diciamo, periodi storici li tralasciamo. Cominceremo da quello che è stato l'11 settembre. L'11 settembre, che è stato un vero e proprio cambio di paradigma, non solo in quella che è la concezione delle forze armate, ma ovviamente dello scenario geopolitico. Tutto è cambiato. La concezione dello strumento del potere aereo è cambiato. Se prima tutto era fondato sulla performance nel senso stretto del termine, quindi gli aeroplani dovevano andare alti, veloci, girare in maniera estremamente rapida, poter essere agili, con l'11 settembre tutto cambia. Quello che diventa importante è l'informazione, avere delle buone catene di comando e controllo. Diventa fondamentale avere delle librerie che sono librerie informative che vengono messe nel cervello degli aeroplani, e senza di queste non è possibile operare. Diventa importante poter comunicare addirittura in maniera estesa tra non solo lo strumento aereo ma lo strumento di terra e lo strumento navale. Quindi tutto cambia in maniera estremamente rapida e ci ritroviamo nella condizione in cui non basta più solo produrre ore di volo, diventa importante produrre delle capacità. In questo periodo comincia la prima evoluzione, una delle più grandi esempi, poi probabilmente con il loro conte Roberto potrà anche approfondire, è per esempio la nascita di collaborazioni strette con l'industria. Per la prima volta nasce per esempio nel programma Eurofighter il concetto di servizio a sportello, quindi la possibilità di dare servizi in maniera molto rapida e agile, e questo addirittura, un pizzico d'orgoglio vi posso dire, è stato poi copiato nella stessa comunità dagli inglesi.
In questo periodo abbiamo tanto personale ereditato dagli arruolamenti degli anni 80, cosa che oggi purtroppo stiamo andando a pagare, lo vedremo nella prossima slide. Costi ed efficacia cominciano a diventare al passo coi tempi e sicuramente abbiamo un'efficienza che è al passo di quel momento. 2018, la prima volta che viene declinata l'aeronautica 4.0. Lo fa il nostro capo di Stato Maggiore della Difesa dell'epoca, il generale Beciarelli, è il modo in cui vogliamo in qualche modo affiancarci a quella che è la declinazione dell'industria 4.0. In uno scenario imprevedibile, multidominio, si comincia a parlare ovviamente di cyber, si comincia a parlare di spazio, uno scenario nel quale le condizioni al contorno non sono più attingibili soltanto da un'unica forza armata e per le quali ci serve comunque anche il supporto del mondo civile. È necessario cominciare a proiettarsi, è necessario avere tecnologie importanti, è necessario stare al passo con i tempi. Per fare questo, come vi dicevo, abbiamo creato dei centri in cui sviluppiamo, ovviamente in alcuni ambiti siamo come aeronautica leader mondiale, come per esempio per lo sviluppo dell'Eurofighter, abbiamo un centro a pratica di mare che ci pone leader nel consorzio europeo Eurofighter, ma sono tutti dei centri in cui si sviluppano e si fa il coding dei software degli aeroplani e questo è assolutamente necessario perché la complessità che sta arrivando ci porta ad avere dei computer che hanno ormai milioni e milioni di linee di codice. Siamo diventati efficaci ed efficienti perché negli anni ci siamo ridotti. Dagli inizi sono più o meno 20 anni che le forze armate si stanno riducendo in maniera drammatica. Questo ci ha portato a efficientare, a tagliare i rami secchi. Il problema è che il personale non è un personale che si può rendere pronto ad operare in un anno o in due, ma per generare un pilota militare ci fa 10 anni, per generare un sottufficiale che sia in grado di operare sulle macchine complesse che abbiamo oggi ci va almeno 6-7 anni. Quindi capite bene che i tagli che stiamo facendo per legge ci hanno portato oggi a arrivare a una compressione tale per la quale non è più possibile ridursi ed è per questo che stiamo andando spesso in outsourcing nelle cose che non sono core business. Quindi abbiamo molte molte collaborazioni con le industrie, molti modi per cooperare, da partenariati pubblici e privati, accordi con l'università, addirittura abbiamo la personale civile che viene ad aiutarci a fare quelle cose che non sono, diciamo, core business ma che possiamo delegare. Quindi è estremamente complesso trovare un bilanciamento tra il personale, i costi e l'efficienza, cercando di rimanere al passo coi tempi. Considerate che nei prossimi anni, a causa della gobba degli arruolamenti degli anni 80, il 25% del personale, indipendentemente dal fatto che la legge ci impone di ridurci, andrà in pensione. Quindi perdiamo competenze assolutamente pregiate che sono difficili poi da rimpiazzare. Detto questo, dobbiamo cercare di rimanere al passo coi tempi e quindi vorrei farvi un attimo una narrativa di quella che è la tecnologia di oggi. Gli aeroplani militari vengono divisi in generazioni, molti di voi sicuramente ne ha sentito parlare, no? Il primo che vedete lì è la terza generazione, il velivolo MX, ci sono molto affezionato perché la mia vita operativa nasce sul velivolo MX, poi successivamente ho avuto la fortuna di diventare pilota collaudatore, quindi ho volato su molte altre macchine. È una macchina di terza generazione che ha un processore molto meno potente di quelli che abbiamo nei nostri smartphone, ne vedo qua qualcuno, e aveva fondamentalmente un unico computer. Velivolo Eurofighter, quarta generazione, è invece una macchina che ha un computer per qualunque cosa, diciamo ne ha una cinquantina, addirittura ce l'ha un computer per il carrello, quindi una macchina estremamente complessa, una macchina che è in grado di fornire una quantità enorme di informazioni e di dati. Si passa poi alla quinta generazione, velivolo F-35, una macchina che ho avuto la fortuna di conoscere bene al termine della mia esperienza al reparto sperimentale. Sono stato responsabile dell'addestramento dei piloti e manutentori su questa macchina. Ed è una macchina che invece è stata un po', quelli bravi direbbero, un game changer.
Diciamo che mi sono permesso di fare un'analogia con quelli che sono i telefoni, no? Se la MX è il nostro vecchio StarTAC e l'Eurofighter è uno dei primi telefoni che forse i ragazzi là sopra non hanno mai visto, dove per la prima volta è apparso il T9, no? Eravamo tutti sorpresi, quelli un po' più vecchi, che finalmente potevamo digitare tasti e appariva di colpo una lettera, la parola che volevamo. L'F-35, come l'iPhone, è anche un telefono, è anche un aeroplano, è una piattaforma che permette di fare tantissime cose, è una piattaforma ovviamente volante, che permette di fare networking, primo entrare nello scenario operativo, l'ultimo uscire, in grado di fare distribuzione di dati, è in grado di fare cose che fino a molto tempo fa erano in qualche modo impensabili. Ha veramente cambiato il modo che abbiamo di pensare e di operare. E siccome ha cambiato il modo di pensare e di operare, abbiamo dovuto adattarci a questo nuovo mondo estremamente affascinante, estremamente tecnologico, adattando molte delle nostre strutture. Quindi anche l'organizzazione è stata impattata in maniera estremamente positiva con l'arrivo di questa quinta generazione. Ovviamente stiamo pensando anche alla sesta. Se dovessimo fare l'esempio del telefono, la sesta generazione, il chip che avremo sotto pelle o impiantato probabilmente nell'amigdala del cervello, che ci permetterà di parlare tra di noi o di comunicare su internet. Quindi questo è il salto che ci aspettiamo. Ci stiamo lavorando, è un sistema di sistemi, quindi l'aeroplano sarà uno dei pezzi che avremo all'interno di questa nostra sesta generazione. Per farvi un esempio, quando nel 2003 cominciamo a parlare di F-35, scusatemi là sopra, ma devo fare un esempio per quelli un po' più vecchi, no? C'era un telefilm di Wonder Woman dove questa signorina viaggiava su un aeroplano di plastica, oggi farebbe un po' ridere a voi là sopra, e si pensava che l'F-35 avrebbe avuto un pilota che sarebbe stato in grado di vedere attraverso le sue gambe come in una bolla di vetro. Ecco, 20 anni dopo questa macchina fa anche questo, nel senso è una cosa assolutamente banale e scontata oggi. Per la sesta generazione siamo nello stesso periodo, il periodo in cui pensiamo quello che si può fare, quello che potrebbe fare. È ovvio che i due problemi più grossi che abbiamo sono i materiali e la potenza di calcolo. Quantum computer arriveranno, le miniaturizzazioni sono ben lontane da quelle che sono le necessità, ma probabilmente la capacità di trasferimento in data link, si parla già insomma di tecnologie laser, altre tecnologie, ci permetteranno di rimanere al passo coi tempi. Quindi sistema di sistemi e multidominio. Ipersonico, probabilmente oltre Mach 3 o Mach 5, così che non vengo sgridato, no? dall'ingegnere che non vedo più. Ah, ecco di qua. Quindi sopra Mach 5, una macchina che lavorerà nel campo cyber, dovrà essere ovviamente resiliente per la parte cyber e anche per la parte di cyber avionica, quindi non solo la parte, diciamo, degli hacker russi che oggi vanno tanto di moda, ma anche per la parte puramente di protezione del cervello dell'aeroplano, che ragiona in una maniera leggermente diversa rispetto a quelle che sono i nostri laptop. Quindi nuovamente il concetto di complessità, che fa parte del tempo in cui viviamo, no? Sicuramente avete visto questo scan of horizon da qualche parte. Oggi queste sono le tecnologie che viviamo, quelle in azzurro, quindi l'internet, i big data, ci sono tante tecnologie abilitanti, e stiamo andando verso la parte di destra, no? L'Internet of Things è qualcosa che sicuramente oggi sta arrivando, che arriverà con l'intelligenza artificiale, diventerà la nostra quotidianità. È ovvio che non tutte queste tecnologie servono al campo aeronautico, quello che ci serve sono un cluster di queste tecnologie, l'intelligenza artificiale è una di queste, tutte le tecnologie che ci permetteranno di aumentare le capacità dell'essere umano, la parte di sensoristica in tutto lo spettro elettromagnetico, quindi non solo laser, non solo parte infrarossa, non solo la parte elettromagnetica per la gestione dei radar, guida autonoma, nanotecnologie, le parti sintetiche, materiali, satelliti. In questo l'aeronautica già oggi è la forza armata, diciamo, leader, perché l'aerospazio non è nient'altro che la prosecuzione di quello che è stato l'impiego del mezzo aereo fino a 20-30 anni fa. Oggi abbiamo il centro di SSA, siamo, diciamo, i leader tra le forze armate nel tracciamento dei libri spaziali, abbiamo progetti di piattaforme stratosferiche, lanci di microsatelliti.
ovviamente energia diretta, comunicazioni, eccetera. Tutti questi cluster, tutte queste cose faranno parte del sistema di sistemi che saranno poi parte di questa sesta generazione di velivoli. Per farvi alcuni esempi, e vado veloce visto che tempo ne ho poco, abbiamo parlato di cyber, milioni e milioni di linee di codice all'interno di computer che devono essere in qualche modo protette. Quindi non solo dalla filiera umana, perché l'essere umano è, come tutti sappiamo, l'elemento più fallace di tutto, per mille motivi, perché siamo proni all'errore, perché abbiamo emozioni, perché possiamo essere corrotti, eccetera. Però dobbiamo essere certi di poter proteggere sia l'infrastruttura, non solo le infrastrutture critiche a terra, ma l'infrastruttura militare e i collegamenti che ci saranno tra l'oggetto sesta generazione e tutto il resto. Già oggi, nella quinta generazione, abbiamo degli studi di cyber e delle applicazioni che ci permettono di essere in qualche modo ad oggi sereni sulle eventuali corruzioni. L'aeronautica, per darvi un'altra informazione, ha un cyber range che, diciamo, è come fosse una grande palestra elettronica in cui andiamo a studiare i possibili rischi che gli aeroplani di questa generazione possono avere. Altra cosa, Virtual Haven Constructive, sicuramente ne avete sentito parlare, quello che forse non sapete è che già è patrimonio della Forza Armata. Noi utilizziamo, per chi non lo sapesse, insomma, la parte live è, siamo noi, ci tocchiamo, siamo presenti, la parte virtual è come quei videogiochi in cui ci si mette gli occhialoni e si viene totalmente immersi in una realtà che non è quella reale. Constructive invece è la sovrapposizione delle due cose, quindi quando qualcosa di sintetico viene sovrapposto alla realtà, no? Probabilmente i giochi dei Pokémon di qualche anno fa possono essere un esempio. Noi lo facciamo per esempio nell'addestramento. Abbiamo il velivolo T346, che è un velivolo di addestramento avanzato. Ad oggi è il miglior velivolo di addestramento avanzato al mondo ed è un velivolo di produzione esclusivamente nazionale. Oggi non c'è un'altra macchina che a livello tecnico batte questo velivolo. È ovvio che poi molte forze armate straniere scelgono altri vettori per motivi puramente politici o economici, però a livello tecnico oggi con questa macchina è possibile andare al simulatore, mettere in moto, collegare questo simulatore con degli aeroplani realmente in volo e avere in volo un aeroplano vero, che qui vedete nella figura rappresentata in maniera sintetica dentro il simulatore, e quello che fa il pilota nel simulatore viene dentro a quello che c'è, che vede il pilota in cabina. Quindi potete capire la riduzione di costi e l'aumento di possibilità di affinare un addestramento assolutamente avanzato che abbiamo in Forza Armata. Questo ovviamente riduce anche i costi, perché aeroplani molto costosi come l'Eurofighter, molto costosi, aeroplani che hanno dei costi di funzionamento maggiori di un T346, possono ridurre il numero di ore di addestramento perché possiamo farle su questa macchina. Altre cose interessanti sono gli UAV, gli unmanned, piccoli, grandi, medi, sono ormai coniugati in mille modi diversi, si va dallo swarming, quindi migliaia di droni, decine, centinaia, migliaia di droni che operano insieme, collegati ovviamente in maniera futuribile dall'intelligenza artificiale, quindi si potranno inserire routine di intelligenza artificiale per potergli fare quello che vogliamo, o loyal women, ossia droni un po' più grandi collegati a un aeroplano pilotato che in qualche modo riproduce quello che si fa oggi, ossia aeroplani che vanno insieme ma tutti pilotati da un essere umano. Questa è un'altra delle capability che ci aspettiamo sarà inserita nella sesta generazione. Ovviamente siamo interessati anche a rapid prototyping, ne abbiamo sentito parlare con piacere. Rapid prototyping che ci permette di ridurre costi e tempi. Non vogliamo arrivare alla velocità della Formula 1, anche se ci piacerebbe. Quello che vedete qui in mezzo è uno studio che abbiamo fatto nel, diciamo, centro di sperimentazione che abbiamo a Pratica di Mare con l'Università di Roma, ed è un pezzo dei comandi di volo del velivolo AMX. Perché pezzo dei comandi di volo? Perché è la parte più pregiata dell'aeroplano, quella che deve essere più reliable, che deve avere un tasso di rottura il più basso possibile. È ovvio che ci stiamo spingendo verso materiali complessi, sono di assoluto interesse, materiali che dovranno resistere ad alte temperature, perché in ipersonico le temperature sviluppate
e non possiamo usare come nel vecchio SR71 il titanio. Quindi tutte queste questi materiali e queste tecnologie sono qualcosa a cui vogliamo attingere. Le abbiamo anche utilizzate durante il Covid per fare altro. Quello che vedete là in alto è un respiratore che è collegato a una maschera di Decathlon che vedete in basso, è stata usata in molti ospedali anche qua nel nord Italia. Perché la capacità di stampa 3D o ALM è qualcosa che noi abbiamo da molto tempo e durante il Covid abbiamo ovviamente fermato i laboratori e li abbiamo convertiti. Ultimo ma non ultimo, l'intelligenza artificiale. Quello a cui ci stiamo spingendo è un'intelligenza artificiale forte, non diciamo il frigorifero che tra qualche anno ci ordinerà su Amazon il latte che abbiamo finito, ma stiamo parlando di macchine che avranno i processi cognitivi simili a quelli dell'essere umano. Di qua vari problemi come l'etica, perché dovremmo decidere fino a che punto spingere la parte decisionale, scusate se banalizzo questo discorso, ma nella fretta, dovremmo decidere fino a che punto arrivare a far decidere alla macchina per poi dare delle linee decisionali alla persona, all'essere umano, al pilota, se ancora si chiamerà così, che sarà a bordo, che poi prenderà le decisioni di conseguenza. Quindi, come potete ben capire, è una sfida enorme in un complesso che viaggia con delle tempistiche inimmaginabili anche solo fino a 15 anni fa. E questo legato a dei tempi di acquisizione di sistemi d'arma che oggi sono sempre meno compatibili con la velocità. Siamo legati al codice degli appalti, siamo legati a tutta una serie di regolamentazioni che spesso ci creano delle difficoltà a rimanere al passo coi tempi. La complessità in cui viviamo fa sì che tutto quello che prendiamo, tutto quello che acquistiamo, tutto quello che immaginiamo ci possa servire, sarà inserito in uno scenario che ha tante esigenze, quindi servirà a noi che siamo in volo nell'aerospazio, quindi sia nella parte della stratosfera, e quindi leggi dell'aerodinamica, o più in alto, e quindi non c'è più l'aria, quindi si parla di masse. Sistemi completamente diversi che ragionano con dei protocolli totalmente diversi che dovranno comunque aggregarsi e parlare tra di loro. Stiamo già parlando di Combat Cloud, tutta una serie di infrastrutture che saranno utili per poterci permettere di operare in questo scenario che sembra fantascientifico ma che in realtà è già qui oggi. Ovviamente cercando di ridurre i costi e di riuscire a gestire queste macchine con la lungimiranza che per fortuna chi mi ha preceduto ha avuto. Ho corso, vorrei chiudere soltanto lasciando alcuni flash di pubblicità progresso. L'aeronautica, come spero di avervi insomma instillato almeno il dubbio, vive di una tecnologia ormai multidominio. Respiriamo tecnologia, ce l'abbiamo da sempre nel DNA e in qualche modo ne siamo innamorati. Chi fa il mio mestiere, probabilmente fin da piccolo, oltre il volo, ha sempre avuto una grossa passione per la tecnologia. Non è possibile più operare senza la cooperazione dell'industria, delle PMI, delle università. La vera intelligenza ormai sta dappertutto, anzi, molte delle buone idee che arrivano dall'esterno. Quindi abbiamo assolutamente bisogno di rimanere linkati, collegati sia alle industrie, piccole e medie imprese, centri di università, poli di eccellenza. Abbiamo più un processo di visione di acquisizione di oggetti di per sé, quindi non andiamo più a comprare solo aeroplani, ma quello che guardiamo è l'acquisizione di capacità. Questo ovviamente, come ho ripetuto più volte, genera ulteriore complessità, ma è lo scenario in cui viviamo. Con questo, sono andato anche un po' lungo, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro buon proseguimento. Scusatemi un attimo, ringrazio il colonnello Bruni per la sua presentazione, specialmente nel punto dove ci ha ricordato che per formare un pilota ci vogliono 10 anni. Ecco, e quindi questo è molto importante, lo dico anche per i giovani, lui non l'ha magari detto, ma io vorrei dire ai giovani presenti, pensate quanta tecnologia c'è
nell'arma aeronautica. Provate a pensare a quello che va raccontato. Forse va oltre a quello che possiamo comprendere oggi, però quello è il futuro vostro, nostro, no, ancora per un po', ma...